Due mesi fa eravamo con pochi paesi a chiedere un fondo per lottare contro la recessione. Due mesi fa il Recovery Fund non esisteva, era una nostra proposta, oggi è diventata realtà. La Presidente von der Leyen l'ha presentata al Parlamento, 750 miliardi di cui 500 miliardi a sussidi. L'Italia sarà il paese che più ne beneficerà avendo sofferto di più la pandemia. Quindi è un messaggio positivo, adesso negozieremo da qui al Consiglio europeo di giugno, ma l'Europa c'è, reagisce con la Commissione, la BCE e con l'unità e il coordinamento di tutti gli Stati. Siete preoccupati per la posizione dei paesi frugali? Noi siamo preoccupati per rendere veloci queste risorse che abbiamo stanziato, il bilancio europeo sarà di 1.100 miliardi, il Recovery Fund di 750, quindi sono ingenti risorse che insieme alla BCE stiamo utilizzando per stimolare e far reggere il mercato interno. E i benefici del mercato interno vanno a tutti i paesi, a partire proprio dai paesi frugali, quindi questo negoziato serve a noi come a loro, come a tutti e 27 paesi.